Grazia e pace siano vostre in modo pieno. Amen. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed era molto buono. Leggiamo ora dal Salmo 148. Alleluia. Lode al Signore dei cieli. Lodatelo nelle altezze di sopra. Lodatelo voi tutti i suoi angeli. Lodatelo voi tutta la sua schiera celeste. Lodatelo sole e luna. Lodatelo voi tutte le stelle lucenti. Che esse lodino il nome del Signore. Lode al Signore. Lode al Signore dalla terra. Lodatelo grandi creature marine. Lodatelo tempeste e nubi. Lodatelo montagne e colline. Lodatelo campi e boschi. Lodatelo animali e uccelli. Lodatelo governanti e nazioni. Lodatelo vecchi e giovani. Che essi lodino il nome del Signore. Alleluia. Amen. Ci raccogliamo in preghiera. Dio misericordioso e creatore, la varietà della bellezza e del colore nel mondo spesso ci lascia senza parola. Le dolci colline, i mari potenti, le pianure desertiche e i fertili pascoli verdi, tutti proclamano la tua potenza e la tua provvidenza creativa. O Signore, nostro Dio, noi ti lodiamo e ti adoriamo. Noi ti lodiamo per il sole che riscalda, la pioggia che fa crescere, la frescura di un nuovo mattino e la calma di una sera tranquilla. Tutto proclama il tuo scopo e il tuo diletto. O Signore, nostro Dio, noi ti lodiamo e ti adoriamo. Noi ti lodiamo per tuo Figlio, il nostro Salvatore Gesù Cristo. Attraverso di Lui abbiamo ricevuto il perdono per il nostro peccato e la gioia della salvezza, perché visse, morì e risorse per redimerci. O Signore, nostro Dio, noi ti lodiamo e ti adoriamo per tutta l'opera delle tue mani e per ogni dono dal tuo cuore di amore. Noi esaltiamo il tuo santo nome in eterno. Amen. Ascoltiamo ora l'inno 148 dall'Innario Cristiano. Il testo della predicazione di oggi è tratto dal libro dei Proverbi, al capitolo 1, i versetti da 20 a 33. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Fino a quando, ingenui, amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la scienza? Volgetevi ad ascoltare la mia correzione. Ecco, io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole, poiché quando ho chiamato avete rifiutato ad ascoltare, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia.
Allora mi chiameranno, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore e non hanno voluto sapere i miei consigli e hanno disprezzata ogni mia correzione. Si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e la prosperità degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Amen. Care sorelle e cari fratelli, davanti a un testo come questo, di primo acchito verrebbe da esclamare: com'è cambiato il mondo? Una volta la saggezza gridava per le vie, faceva udire la sua voce per le piazze. Oggi invece, negli incroci affollati, si odono tutt'altri richiami e nelle città ben altri discorsi. Ma la nostra natura di essere umani è rimasta la stessa. E dunque, anche se il mondo ha subito trasformazioni enormi, certe situazioni rimangono immutate. E come sempre è la saggezza che, come un insegnante itinerante, deve cercarsi degli ascoltatori. Finché siamo bambini, la vita è abbastanza semplice. Cosa è buono e cosa non lo è, ce lo dicono i nostri genitori, e basta essere obbedienti per vivere sereni. Ma quando iniziamo a crescere, la voce dei genitori si affievolisce e viene confusa in mezzo a tante altre. Nel nostro passo, donna saggezza vede l'ingenuità e la stoltezza degli esseri umani adulti, pensano con la propria testa e si ritengono furbi, senza rendersi conto della propria insulsaggine. Perciò l'invita a riflettere, l'invita a ravvedersi. Forse, oltre che di ingenuità, si tratta di superficialità, dell'atteggiamento di chi si dedica a cose fatue, frivole. E qui viene alla mente la cicala della famosa favola. Ed è difficile non pensare alla formica leggendo parole come «Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso». Ma sebbene questa favola sia molto bella e istruttiva, donna sapienza è mossa da motivazioni che non hanno nulla di fiabesco. Essa interpella le persone con uno stile nettamente profetico e le vengono attribuite caratteristiche tipiche di Dio. Si tratta di una cosa a dir poco sorprendente, ma a posteriori pienamente giustificata. Il Signore, come tutti i genitori, desidera che i suoi figli e le sue figlie siano felici, e donna saggezza, proprio all'inizio del libro dei Proverbi, con autorità e autorevolezza, esorta a conoscere, a meditare e a vivere secondo quelle perle di saggezza che sono contenute nei capitoli successivi. Esorta a fare propri quegli insegnamenti che permettono un'esistenza avveduta e benedetta. Quale padre, quale madre non desidera che i suoi figli siano saggi e accorti? Quindi non si tratta di un discorso esclusivamente profano che invita, per usare un vecchio termine, i proletari a darsi un'istruzione per non essere sfruttati. Pensiamo soltanto alla famosa poesia di Bertolt Brecht, «Devi sapere tutto». Non si tratta nemmeno di un invito alla conoscenza fine a se stessa. Non si tratta nemmeno di un invito della conoscenza fine a se stessa, della conoscenza per la conoscenza, che diventa sterile nozionismo. Si tratta invece di un invito alla consapevolezza, a vivere in modo critico, con uno sguardo che sappia cogliere le differenze e la complessità delle cose e comprendere come la base della scienza sia il timore del Signore. L'antico salmista canta la magnificenza di Dio: «Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze».
ma oggi proprio il nostro pianeta ci sbatte in faccia tutta la superficialità e la stoltezza, per non parlare della colpevole ignoranza, con la quale si continua a sfruttare e devastare il mondo nel quale viviamo. È lo spettacolo di chi, seduto sul ramo di un albero, sega proprio quel ramo su cui sta seduto. Tragedie come gli incendi che hanno devastato la costa occidentale degli Stati Uniti, oppure come gli uragani e i tifoni sempre più devastanti, non sono semplici coincidenze, non sono mere fatalità, così come non sono casuali le innumerevoli specie di animali a rischio di estinzione. Volgetevi ad ascoltare la mia correzione, dice Donna Sapienza, e verrebbe da aggiungere prima che sia troppo tardi, perché davanti a noi sta il baratro. Ma quanto è inascoltato questo appello pressante se persino leader di chiese e movimenti cristiani negano i cambiamenti climatici, come se proprio loro non sapessero che il Signore ha dato all'umanità il compito di prendersi cura del creato. Ed ecco allora che ancora una volta dobbiamo riconoscere che la parola biblica non ha perso nulla della sua urgenza, della sua forza e della sua attualità. Quanto suona vera, ahimè, la dichiarazione: si pascieranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Purtroppo il migliore degli insegnanti è impotente davanti a uno studente che non ha voglia di studiare. Può sollecitarlo, può avvertirlo delle conseguenze negative, ma alla fine può soltanto assistere ai suoi fallimenti. Non c'è malanimo o cattiveria, soltanto un enorme dispiacere perché non doveva andare così. Ma, dice la Sapienza, chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Ora, cari fratelli e care sorelle, attraverso tutta la scrittura non è esattamente questo ciò che l'Eterno promette a tutti noi. Chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Perciò, in ultima analisi, tutte quelle cose che ci sono sempre da fare e ci tengono lontani dai culti, dai momenti di preghiera, dalla lettura della Bibbia, che cosa sono se non un correre dietro al vento, per citare l'Ecclesiaste? Superficialità, vanità, orgoglio, insipienza. Non è un caso che proprio l'Ecclesiaste si dimostri un ottimo discepolo di Donna Saggezza: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto per l'uomo. E non è un caso che l'Ecclesiaste concordi con l'antico salmista: il timor del Signore è il principio della sapienza, hanno buon senso quanti lo praticano. Tutto si tiene, perché la saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, in città annuncia i suoi discorsi. Essa c'è, sempre, per chiunque voglia ascoltare, anche per te. Amen. Ascoltiamo ora l'inno 207 dell'Innario Cristiano. Ascoltami, popolo mio. Ricorda il mio santo cospetto,
Ci raccogliamo in preghiera. Signore, è vero, tu hai fatto ogni cosa buona, ma noi vediamo la fragilità e la provvisorietà del nostro mondo e ti preghiamo per la tua creazione, per il suo ordine e la sua bellezza, per il ritmo delle stagioni, per tutto ciò che sostiene la vita sulla terra. Signore, mostraci la tua via e guida i nostri passi. Ti preghiamo per tutto ciò che rende la terra la nostra casa, per le altre persone le cui opere e le cui capacità contribuiscono ai nostri bisogni, per le istituzioni della nostra società che provvedono alla nostra salute e alla nostra sicurezza. Signore, mostraci la tua via e guida i nostri passi. Ti preghiamo per le famiglie e l'amore dei coniugi, per i genitori e i figli, per coloro che si preoccupano e si interessano per il benessere degli altri, per gli amici leali e tutti coloro che aiutano con le parole e con l'esempio. Signore, mostraci la tua via e guida i nostri passi. Ti preghiamo infine per la Chiesa, con le sue opere di opportunità. Scusa. Ti preghiamo per la Chiesa, con le sue opportunità di comunione, di servizio e di adorazione. Fa che possa sempre annunciare la tua parola di vita, testimoniare l'Evangelo di Cristo ed essere santificata dallo Spirito Santo. Signore, mostraci la tua via e guida i nostri passi. Lo chiediamo nel tuo santo nome. Riassumiamo ogni nostra preghiera con le parole del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal male, poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Lode a Dio da cui tutte le benedizioni fluiscono, lassù nei cieli scorrono e sulla terra scendono. Noi adoriamo un unico Dio in tre persone. A Lui sia la lode in ogni stagione. Amen.